Io Alberto l'ho conosciuto dal punto di vista teatrale e la prima volta sono rimasto molto colpito, direte, dal talento, direi più dal fatto che era vestito come un'olandesina e cantava sul palco Tulli Tulli Tulipan. In un altro spettacolo, diciamo, un testo che preparammo sempre per una cosa di Ester. Questo testo che scrissi io cominciava dicendo: sono Alberto Gambero Gamberini, gambero per i miei progressi nella vita, no? Assolutamente. E in realtà era ovviamente una bugia, perché Alberto di strada ne sta facendo tanta e di progressi altrettanti, cosa che, diciamo, da essere vestito come un'olandesina non è neanche difficile, no? Sto scherzando, perché quelli sono stati 10 anni. 10 anni con la compagnia di Paolo Poli, quindi Sì. un grandissimo attore, lavorare di questi tempi con Un grandissimo attore Paolo Poli. Beh, e la compagnia però evidentemente non è che potesse essere da meno. Poi in questi 10 anni ha anche coltivato la sua strada. Io e Ester credo siamo stati entrambi onorati di collaborare al suo primo spettacolo autonomo, che era Spredica. Se non sbaglio, forse c'è anche un pezzo di Adesso ci scenografia. abbiamo No, non l'hai visto. portata, l'avevo vista nel. Era un po' Era troppo grande, era un po' grande. grande. Comunque, sicuramente lei ha fatto la scenografia, io la sceneggiatura, meglio che scambiarsene, sicuramente. Poi da lì hai fatto La solitudine del piacere, Saldi di fine ragione. E ora sei a teatro con Rido per non Rido per non piangere. piangere. Ovviamente a me piacerebbe chiederti perché l'avevi chiamato La solitudine del piacere, però No, anche ti va no. bene perché sei a teatro con Rido per non piangere, quindi ti chiedo perché l'hai chiamato Rido per non piangere. Allora, Rido per non piangere. Beh, il titolo nasce dal fatto che in questo spettacolo si affrontano dei temi che sono molto legati alla nostra società odierna, per cui si parla di crisi della società, crisi dello Stato, di disoccupazione. Di rapporti d'amore che a volte vanno in crisi a causa di una situazione un po' precaria dell'individuo. Parliamo di certi treni che passano una volta sola nella vita e che bisogna assolutamente prendere per cambiare poi una realtà. E abbiamo utilizzato insieme al. Per cui il titolo Rido per non piangere, perché secondo me e secondo anche la compagnia, l'idea di saper ancora ironizzare, comunque riderci sopra ad una situazione italiana non molto facile, oggigiorno secondo noi è ancora un punto di forza molto valido. Per cui ridiamo in un periodo in cui invece forse ci viene solo da piangere, in questo periodo storico. Però noi affrontiamo in maniera comica questi spettacoli, e una caratteristica di questo lavoro, di quest'ultimo lavoro, è che questi temi vengono affrontati attraverso dei personaggi che parlano dei dialetti diversi, per cui interpreto tre personaggi, un milanese, quindi un dialetto milanese, un dialetto emiliano e un dialetto pugliese. E questa situazione, questi dialetti, il perché di questa scelta è perché l'idea era quella di trasmettere al pubblico il fatto che queste problematiche riguardano tutto il paese, non solo una cerchia ristretta, ma è un problema che riguarda un po' tutta la penisola italiana. Insomma, è un po' il tema fondamentale di questa pièce di carattere. Cos'è una pièce di carattere? Ti serve Scusa. una domanda? Grazie della domanda, Prego. non aspettavo. No, scusate, mi ero un attimo perso. La pièce di carattere perché, no, è un termine che abbiamo coniato in compagnia per indicare uno spettacolo costituito da brevi monologhi comici che vengono interpretati attraverso la caratterizzazione del personaggio. Caratterizzare un personaggio, non so se lo sapete, ma in teatro significa dare appunto un determinato dialetto, dei tic, delle movenze particolari ai personaggi. E poi pièce di carattere perché oltre a questi piccoli monologhi comici abbiamo inserito delle canzoni anche quelle originali, perché sono canzoni che scrivo assieme a collaboratori di Brescia, che sono musicisti validi di Brescia e che sono fortemente poi legate al testo, alla drammaturgia dello spettacolo che rappresentiamo. Quindi sono anche queste canzoni comiche che raccontano un po' le difficoltà dell'individuo oggigiorno, ad esempio con la tecnologia. Io sono totalmente negato, vedo già Francesco si è più preparato sulla tecnologia, in Certo, realtà. infatti siamo arrivati un quarto d'ora in ritardo. Grazie a Tom Tom.
per cui... Ma comunque, secondo me, se posso anche aggiungere, direi che il tuo spettacolo è solo comico e molto riduttivo. Tra l'altro, poi dei pezzi che io vorrei farti recitare, poi in realtà abbiamo scelto quello che meglio si lega alla mostra di Esther, alla matericità della... Sì. Dopo la spieghiamo. Questa cosa non è... No, comunque certamente è la... ho scelto il monologo della Nube di Magellano, che è la costellazione più... l'universo più vicino, la galassia più vicina alla nostra, e che è anche un po' il simbolo della tensione verso la conoscenza, come un po' nell'arte di Esther, sicuramente una conoscenza che poi diventa inafferrabile, soprattutto se scopriamo che non tendiamo poi così tanto. Certo, poi non c'è questa tensione. Per cui direi, voi dovete immaginarvelo però nel teatro, al buio, in un'atmosfera sicuramente raccolta con una luce solo su di lui. Che bello, un'atmosfera all'acustica. Vai. Sapere o non sapere? Questo è il problema. È più facile farsi schiacciare dal peso della conoscenza o vivere nella più totale ignoranza senza dolore e sofferenza? Il sapere oggi è come una galassia, la grande nube di Magellano. Pensate, la grande nube di Magellano è la più vicina ai limiti del nostro intelletto. Dista solo 165.000 anni luce. È un niente. È come dire, da qui a... A piedi è un po' lunga da raggiungere. In macchina mi costerebbe molto di benzina. Purtroppo le amministrazioni comunali non forniscono trasporti. Per loro la galassia del sapere non è nemmeno concepibile. Concepiscono molto quando devono prendere dalle tasche dei cittadini, meno nel dare. La grande nube di Magellano. Non so se avete letto anche voi tempo fa la notizia, ma c'è la Virgin che ha tentato e continuerà a provare il primo viaggio spaziale. Un viaggio galattico verso la galassia del sapere. Un viaggio che qui in Italia si potrebbero permettere solo in pochi. Che poi sono sempre gli stessi. Cioè, voglio dire, sono i soliti Briatori, i Tronchetti Provera, i Montezemolo, i politici, chiaramente con i nostri soldi. E ammetto che un viaggio simile per gente così è un viaggio sprecato, eh? Però l'idea che una volta raggiunta la galassia possano correre il rischio di non rientrare più sulla Terra, ecco, questo mi basta per credere che comunque sia, sarebbero soldi spesi bene. Il famoso investimento per il futuro, altro che beni immobili, scusa, tutti sulla grande nube di Magellano. E poi, detto tra noi, chi diavolo è questo Magellano? Ma, ignoranza, io non lo so. E probabilmente ora per darvi una risposta plausibile dovrei aprire un'enciclopedia. No, troppa fatica, mi costa troppa fatica. Sì, perché non si sa come mai, ma tutto ciò che mi risulta culturalmente pesante, generalmente lo confino sempre sull'ultimo piano della libreria. E sta lì, anni e anni, polvere su polvere. Gli acari ne sanno più di me in materia scientifica. Contro ogni forza di gravità l'enciclopedia non casca mai. Anzi, ogni tanto la vedo che da sola di notte sale di un ripiano, poi un altro ripiano, poi un altro ancora, un altro ancora, un altro ancora, 165.000 anni luce da me. Forse è per questo che guardo sempre le stelle, la conoscenza, e mi piace ammirarla. Tendo le mani per toccarla e non riesco neanche a sfiorarla. La conoscenza è spirituale, richiede sacrificio. L'ignoranza è materiale, è a portata di mano. Nella nostra, diciamo, vasta ignoranza che prendiamo a piene mani, perché è a portata di mano, avevamo lasciato lì cadere la parola matericità, che è, direi, la caratteristica, una delle caratteristiche
dei quadri di Esther che vedete in questa esposizione, cioè lo spiego da profano, ovviamente mi perdonerà Esther e tutti i critici d'arte, comunque la capacità di fare del quadro stesso, cioè della materia che si usa nel quadro, quindi della sua composizione e anche della sua sostanza, parte dell'arte, quindi non è solo un media il quadro, è arte stessa. Allora questa sarebbe stata l'introduzione, l'ho voluta mettere alla fine per spiegare perché poi un monologo teatrale ci sta bene in una galleria d'arte di arte materica, perché se c'è un'arte materica, quella è il teatro, dove lo avete visto, cioè l'attore diventa non solo media, ma è proprio esso stesso arte materia. Stoffa se ne hai e ne hai. Infatti, è importante sempre, come dici tu. Lui dice sempre: dipende da che sostanza sono fatto, e non capisco, diciamo, a che sostanza intenda. No, quindi, diciamo, per me è facile presentare il tuo spettacolo teatrale, mentre sicuramente non vorrei essere nei panni tuoi, che devi legare il mio libro a questo. No, infatti, neanche io vorrei essere nei miei panni. Immagino. Cioè, questo in generale, ma soprattutto in questo momento ora dove presentare il tuo libro. Grazie. Però. No, scherzi a parte, ho visto alcune opere di Esther oggi qui in esposizione e ho visto che spesso hai utilizzato il lago come paesaggio delle tue opere, come soggetto principale delle tue opere. Sei un paraculo. Però mi aggancio a questa cosa per invece introdurre il tuo racconto, che dove utilizzi anche tu l'atmosfera, a un certo punto lo sfondo del lago, per raccontare la tua storia e la storia di quei protagonisti del libro. Stiamo già presentando il libro? Sì, io ho finito. Dobbiamo spigliarci. Ah, perché questa è sempre il presentatore. Ecco. Oh, beh, infatti c'è un'altra cosa, però. Mi sento già più a mio agio. Io mi sento sotto osservazione, c'è una telecamera, tipo un giorno in precura. No, vabbè, tu hai utilizzato, insomma, questa atmosfera lacustre, che è un termine... Corretto, cioè, la qua lo conosce. Per fare, insomma, perché l'umidità aiuta a far attecchire un po' i sentimenti di cui vivono poi... Tipo i funghi. No, non è i funghi in questo caso, però i protagonisti del tuo racconto vivono in questa atmosfera noir, no? Che è giusto come termine, io non so in realtà il significato del termine noir, però fa figo, perché ho visto sempre che la presentazione dei libri dico è noir, ecco, per cui questa atmosfera noir. Che dire, beh, io e Francesco ci conosciamo fin da piccoli, siamo cresciuti insieme, cioè poi lui è cresciuto molto, io sono rimasto abbastanza fermo, però anche questo è utile, perché quando si lavora poi assieme nella collaborazione abbiamo prospettive molto diverse del mondo, quindi anche questo è molto utile. Francesco è, come anticipato, è stato un collaboratore per la prima stesura del testo Spredica ed è tutt'oggi, comunque collaboriamo negli spettacoli teatrali. Ci tengo a dire questo perché Francesco, oltre ad essere un giornalista di TGCOM 24, TG5, conduce il programma Checkpoint sempre sulle reti Mediaset, sei anche autore, no, di alcuni programmi Mediaset. Ma, e questo la dice lunga sulla rete. Sì. Ma prima di tutto sei uno scrittore, questo ci tengo a sottolinearlo. E oggi ci parli un po' del Avrà l'odore delle cose nuove, che è il tuo primo libro. Un libro che ha già avuto un buon riscontro di critica e di pubblico, abbastanza. Qua leggo che hai vinto il premio Nobel della letteratura, c'è scritto qua. Il mio segnalibro, diciamo, no, non perché... ha avuto qualche premio, ma insomma, sono... Dunque, no, cosa, hai vinto il premio Cattolica. Il premio di Città di Cattolica, che è un po' dopo il Nobel, diciamo. Ah, vabbè, però insomma è un riconoscimento comunque importante. Ed è stato anche tradotto in spagnolo. Sì. Allora ti farò una domanda molto originale che non ha mai fatto nessuno. Perché il titolo Avrà l'odore delle cose nuove? Più che altro descrivi un po'. No, Avrà l'odore delle cose nuove è tratto da una frase del libro, naturalmente, che si trova in una lettera all'interno di questo libro. Il libro parla di due protagonisti, uno è un consulente finanziario che vive a Londra e l'altro è il suo migliore amico che è uno scrittore, il quale però muore all'inizio del libro e lascia appunto questa lettera da cui è tratta
la frase del libro, poi a che cosa fa riferimento questa frase scoprirà chi avrà voglia di leggerlo. Scrittore che muore, e la storia di questa amicizia, che come tutte le amicizie è fatta anche però di rivalità, di invidie, di un seguirsi a distanza, anche a distanza di molti anni, e in particolare una rivalità molto accesa per una donna e per l'amore di un bambino. Quindi è un libro sicuramente sul che cos'è l'amore inteso appunto per una donna, ma anche per nei confronti di un figlio. E questo protagonista deve tornare a Milano per la morte dell'amico e lì riscoprire un po' il proprio passato, e quindi è anche un po' un libro sulla maniera un po' artefatta nella quale noi scriviamo il nostro passato nella coscienza, cercando di modificare un po' gli episodi in modo che ci diano meno noia quando li andiamo a riscoprire, e poi ci troviamo magari di fronte a delle vicende che ce li sbattono in faccia e siamo costretti a recuperarli e a riscriverli nella maniera corretta. Quindi, come giornalista me ne accorgo che funziona bene Twitter, funziona bene la pagina internet con una riga di titolo e magari non si va a leggere bene che cosa si intende, per cui in questo libro uno dei due protagonisti è un fenomeno nel cogliere immediatamente il punto della situazione, l'altro invece è uno più approfondito. Ma oggigiorno tu pensi che ci sia quindi un vantaggio perché hai il dono della sintesi e quindi riesci magari a scrivere un tweet, no, ma invece di assumere un episodio? Sicuramente, che non se immagino come noi andremo a votare i politici tra 5-10 anni, noi voteremo quelli che sono più bravi a includere in 160 caratteri un concetto, e non è detto che siano anche i più bravi a governare. Dai, leggi una parte che la ok, ce l'ho una parte della... Mi alzo. Beh, ci sarebbe... Sarei un'altra. Questa è la mia stessa. Ero più alto da seduto, però. Se squalizzo. Allora. Ah, la donna si chiama Cristina. Perché scusa, è vero. Devo introdurre, magari. No, stiamo parlando appunto di... un dialogo tra il protagonista, Giovanni, e l'amica Daniela, che è l'amica comune tra il protagonista e l'amico. E questa donna che è l'oggetto che è stato oggetto del desiderio di entrambi gli uomini, che è il consulente finanziario. Non porta più nessun gioiello. Si è tolta tutto, anelli, collane, persino i bracciali di brillanti di sua madre. Te lo ricordi? Da quando l'aveva trovato in un cassetto della soffitta, non se l'era più tolto. Il cuore di Giovanni si ferma per un istante, immobile, nel silenzio assordante del petto. Se lo ricorda come quel bracciale. Si ricorda il momento in cui Cristina era entrata nella sala da pranzo della casa al lago. Portava in tavola una teglia di lasagne e al polso le scintillò una teoria di brillantini. Si cercarono con lo sguardo e la complicità che vi trovarono fu quella che spalancò sotto di loro un precipizio. Era molto moderno per essere un bracciale di sua madre, commenta ancora Daniela, nel momento di massimo silenzio. Lo sta aspettando con gli occhi, e quando lui, distinto, si volta verso di lei, lei gli rivolge altrove. Giovanni rimane a interrogarsi su quel commento. L'ha detto per caso o l'ha detto perché conosce la vera storia del bracciale? E se è così, come l'ha scoperta? L'ha intuita da sola o le è stata raccontata? Guarda che carine queste magliette, dice ora, con un pacco di t-shirt in mano, tutte con la faccia di un personaggio di Disney sul petto. Giovanni le trova orrende. È rimasto a pensare alla piccola gioielleria in corso di Porta Romana, dove aveva comprato il bracciale di brillanti. Allora aveva voluto comprare il bracciale più costoso della gioielleria e appunto gli era apparso costoso. Era andato a casa, l'aveva fissato per quasi un'ora e per poco non l'aveva riportato al negozio. Poi invece si era deciso a uscire di casa e l'aveva consegnato in una busta marrone da documenti presso la segreteria dello studio legale dove lavorava Cristina. Dentro aveva infilato un biglietto bianco, senza nemmeno una dedica e con solo la sua sigla in un angolo in basso. E infine era rientrato a casa e si era pentito. Che cosa diavolo significava quel regalo così appariscente?
Poteva mai sperare che Cristina lo perdonasse per quello che lui gli aveva fatto pochi giorni prima, quando l'aveva assalita alle spalle nella sua casa al lago? Non esisteva risarcimento possibile per cancellare la sua offesa. Se solo fosse stato più forte, più dignitoso, sarebbe sparito dalla sua vita e le avrebbe dato la possibilità, con il tempo, di rimarginare la ferita. Invece, era troppo egoista anche per quello. Aveva bisogno del suo perdono. In quel momento, con la coda tra le gambe, non osava neppure sperare di più. Francesco Vecchia. Alberto Gamberini a teatro a Roma, se qualcuno passa. se qualcuno si fa la gita a Roma, mi aspetto a teatro. Esatto. Io invece sono più fortunato perché se qualcuno vuole posso firmare il libro, lo faccio molto volentieri, ma naturalmente come sentitevi liberi ovviamente. Grazie a tutti. Grazie a Esther che ci ha invitato. Grazie a voi.